Buongiorno e benvenuti nuovamente a Interferenze Radio dagli studi di Radio Tandem di Bolzano. Siamo di nuovo qui per il nostro 17° appuntamento di questa stagione. E saluto i miei collaboratori grandissimi, Collaboratori domestici. Sara, alla musica, posso dirlo? Alla musica, Regia, Felio, al musica. mixer, Manuel che è una new entry, speriamo, Wolfgang alla voce e Christian che ci ascolta dalla nostra Salve. sala d'aspetto. Quando è che entri, Christian? Allora, oggi abbiamo con noi. Non t'abbiamo salutata. Ma non Ciao serve, Elisa, grazie. conduttrice del Nuova programma, la nuova conduttrice, la nuova conduttrice. conduttrice, ormai faccio parte dell'arredamento. Buongiorno a tutti di nuovo. Abbiamo oggi un ospite speciale, Paolo Kerschbaumer, socio fondatore dell'associazione Archimede Aias di Laives. Benvenuto, Paolo, Grazie che ci a tutti. parlerà appunto della sua associazione. Che è molto interessante, cioè abbiamo parlato un po' prima della trasmissione, devo dire che quando si parla di associazioni si apre un mondo che le persone non sanno neanche che esiste. L'associazione Archimede. Sì, l'ho detto, di Laives. E Sara, musica? Allora, oggi partiamo con un brano, Muoviti, muoviti, di Jovanotti per farti felice. Grazie, Visto che Jovanotti ci fa sei sempre tu, gioia. infatti. Eccoci di nuovo in diretta dagli studi di Radio Tandem in Bolzano, Interferenze in Radio, e siamo qui con il nostro ospite di oggi, Paolo Kerschbaumer, socio fondatore dell'associazione Archimede Aias di Laives. Benvenuto Paolo. Allora, prima domanda: perché nasce l'esigenza di fondare un'associazione? Intanto grazie a tutti e soprattutto a tutti quelli che ci ascoltano. Diciamo che l'esigenza di fondare questa associazione, faccio un passo indietro. Questa associazione è stata fondata nel 2021 per diciamo, fare attività del tempo libero, però l'obiettivo principale è quello di creare un progetto per il dopo di noi. Quindi l'esigenza è nata da famiglie come la mia, che hanno diciamo, al loro interno una persona con disabilità e pensano a quello che sarà, quello che potrà essere il domani per un figlio. Quindi diciamo che abbiamo provato a creare un qualche cosa che diciamo come sbocco finale sia una comunità dove queste persone. Ci tengo a dire, il nostro è un progetto pilota evidentemente perché lo stiamo portando avanti con le nostre forze, sì, con l'aiuto del pubblico, ma soprattutto con le nostre forze. E appunto è un progetto pilota che speriamo, diciamo, abbia un certo successo e possa essere replicato anche in altri contesti. Quindi diciamo, l'esigenza è nata più che altro da noi genitori. Per creare un qualcosa di diverso che sia, diciamo, Che non sia magari il mondo della scuola. esatto, soprattutto, ecco sì, perché questi ragazzi, diciamo, finito il mondo della scuola, cioè finito il periodo scolastico, ci sono chi va nei laboratori, chi magari ha qualche così, disabilità più leggera e quindi potrebbe trovare un lavoro, però molto spesso queste persone sono a casa. E penso che poi il problema più grosso sia la questione dell'abitare, perché finché vivono con i genitori hanno un supporto che sono i genitori. Poi. Poi evidentemente ci sono comunque delle strutture nel pubblico, ci sono i convitti. Quello che noi avevamo voluto creare è qualcosa un po' di diverso, che assomiglia sia un convitto, però in questo, diciamo, immobile di nostra proprietà che stiamo ristrutturando, stiamo creando anche un laboratorio. Quindi, diciamo, l'idea è quella di al mattino un laboratorio che dia Occuparli. loro un'occupazione. E un'occupazione che comunque crei delle relazioni. Butto lì, per esempio, potrebbe essere un laboratorio di pasta fresca, per esempio, un laboratorio dove si producono confetture. In quel momento c'è l'aspetto lavorativo, ma c'è anche, diciamo, la relazione che si crea con le La persone relazione. Che vengono ad che insegnare, che vengono ad vengono a. insegnare, che vengono magari a ritirare i prodotti, eccetera. E nel pomeriggio ci sono le attività del tempo libero e poi la sera Si va a dormire. si va a dormire, però tutti assieme, diciamo,
in un contesto magari un pochettino, diciamo, sì, che armonioso, ecco, tra di loro, soprattutto perché tra di loro non c'è competizione, quindi ci si creano proprio delle amicizie. E di Felio impara. Esatto, si crea proprio il gruppo. Ok, e di che laboratori si tratta? Cioè la mattina che cosa offrite come attività? Allora, in questo momento ancora nulla. La nostra associazione è nata da poco, siamo al terzo anno. Diciamo che abbiamo fatto un po' una serie di step per arrivare poi all'obiettivo finale. Diciamo, il primo step è stato quello di offrire delle attività pomeridiane okay, che vanno dalla creatività, attività che riguardano la danza, la musicoterapia. Quindi fate anche nuoto, insomma. Facciamo ginnastica, facciamo l'ipoterapia. Che bello! Sì, con i cavalli. Anch'io. soprattutto laboratori di creatività, dove diciamo è più la creazione di articoli nel tempo libero, quindi non è specificatamente un laboratorio, ma è un divertimento. Articoli che poi vengono offerti in varie quando si verificano delle manifestazioni e poi ci sono degli eventi e i mercatini natalizi, dove diciamo vengono offerti questi prodotti artigianali e soprattutto i biscotti. Io so un piccolo aneddoto, me l'ha raccontato prima Paolo, quello delle 10 di mattina che avete aperto la casetta. Sì, c'era già la fila per i biscotti. Ma questo ormai è il terzo anno che facciamo il mercatino e devo dire. E dove lo fate? Allora facciamo una giornata lives. Ok, sempre durante nell'ambito del mercatino di Natale. Esattamente, è una giornata a San Giacomo. E la cosa curiosa è che quest'anno, quando hanno aperto la casetta alle 10, c'era già della gente fuori che aspettava per accaparrarsi i biscotti, perché evidentemente noi non è che facciamo pubblicità. Beh, ma forse qualche ragazzo ha fatto pubblicità e c'è stato il passaparola. Credo di molto sì. Buoni. Credo di sì, perché difatti quest'anno voleva addirittura farci le ordinazioni, però gli ha detto noi facciamo attività del tempo libero, ecco, non siamo dei pasticceri, non vogliamo neanche farlo, ecco. Però il bello è l'apprezzamento e soprattutto queste, cioè è un'emozione per i nostri utenti, no? Perché vedono la soddisfazione, insomma. Esatto, c'è un certo apprezzamento e quindi per loro è estrema felicità. Diciamo che il mese di dicembre è molto. Quindi lo vivo con molta gioia il mese di dicembre. Senz'altro. Cioè sono in fermento. E adesso, quando vi abbiamo mandato l'invito, ci avete detto che questo era l'ultimo mercoledì libero che avevate per poter venire da noi, no? E anzi, grazie che siete venuti. E perché iniziate un nuovo progetto, cioè, allora, che forse avete già fatto, ma inizia di nuovo con i cavalli. Esatto, perché normalmente l'attività a cavallo si fa più o meno nel periodo, diciamo, prima aprile, sul cambio dell'ora. Perché essendo un'attività che si fa il pomeriggio, un'attività che comunque, oltre che montare a cavallo, fare, perché fanno la matematica sul cavallo, fanno anche degli esercizi, non è solo divertimento, è anche percorsi sensoriali, percorsi per la memoria, e poi c'è, diciamo, l'ultima parte dell'incontro dove devono riempire i box col fieno, devono preparare ma so che mangimi. Non so se è vero, però ho sentito che quando si fa l'attività con i cavalli, anche non solo per i disabili o comunque per queste attività particolari, ma anche chi va a cavallo deve curare il cavallo dall'inizio alla fine, cioè non è solo vado a cavallo, vado a farmi un giro e poi il cavallo te lo curi te. No, diciamo che si comincia con spazzolare il cavallo, quindi si prende confidenza col cavallo, il cavallo soprattutto comunque prende confidenza con loro, perché poi si crea proprio un feeling, un'intesa. Noi abbiamo un puro sangue inglese che è una roba fantastica. La terza volta che ha visto un nostro ragazzo in carrozzina,
quando l'ho tirato fuori dal box, è andato prima da lui, gli ha messo la testa sulle gambe. Ma dai. Cioè, no, ma dicono che devi proprio crearlo questo feeling. Lui proprio si sente, cioè lo vedi che si sente a suo agio quando vede questi ragazzi, c'è una bella intesa, ecco. Quindi prima di tutto. Poi diciamo montano e poi la parte finale preparano i mangimi e preparano il fieno. Quindi si vive un po' l'attività di scuderia. Ma voi la vostra sede dov'è? Magari se c'è un sito, se lo puoi dire così sì. Magari chi ci ascolta può in caso contattarvi. Certo, allora noi praticamente siamo a San Giacomo di Laives, proprio in via San Giacomo, e al 159, e il nostro sito è www.archimedelaives.it. Sì, okay. Si trova facilmente, lo trovate subito infatti. Un'altra cosa è quanto dura poi questo progetto dei cavalli, cioè quanto, di solito i vostri progetti, queste cose, quanto durano? Allora, diciamo che normalmente sono un incontro settimanale, però diciamo questo dei cavalli è un'attività che si ripete ogni anno, che va diciamo da marzo fino a settembre, fino a ottobre. Sì, con la bella stagione. Con la bella stagione. Rimane diciamo la pausa luglio-agosto, perché noi l'estate facciamo solo il soggiorno marino. Ah, bello. Cioè, scusami, accedono solo i ragazzi della vostra associazione o aperta a più? No, è solamente per, solo per loro, diciamo okay. I soci, della, gli utenti okay, dell'associazione. Okay, grazie. Anche perché, devo dire la verità, è una delle attività più gettonate. Molto immagino. Spesso, esatto, e quindi più di tanto non riusciamo a farne, perché comunque quando lavori con i cavalli devi avere una certa tranquillità e lavorare soprattutto in sicurezza. In media quanti sono? In media sono 6-7 ragazzi, 6-7 utenti. Numero. E con i cani avete mai fatto qualcosa? Perché noi come centro avevamo la pet therapy con i cani, con la volontà, un progetto. Diciamo progetti, questo, fino adesso no. Abbiamo fatto un'esperienza durante un soggiorno di Pasqua l'anno scorso, abbiamo fatto un soggiorno a Treviso e abbiamo fatto, in realtà abbiamo fatto un percorso con gli asini. Ah, bello! Con i giochi! Sì, tutta l'attività di sensoriale. Molto interessante, e dopo nell'ultima parte anche coi cani. Bello. No, perché gli animali dicono che aiutano molto, no? Sicuramente. La socializzazione. Sì, sì, avevamo un ragazzo che manco si avvicinava, cioè appena vedeva un cane scappava, sì. E dopo questo incontro era lui che cercava il cane, cioè naturalmente deve avere anche dei cani addestrati, certo. Eccetera, per fare questo. Però bello. Potrebbe essere anche un progetto che facciamo. Allora io metterei un brano e poi torniamo di nuovo con Paolo. Bene, che brano metti? A mano di Nino Gaetano. L'uomo del monte ha detto sì. Poi magari dopo vi parlo un po' di soggiorno. Sai dov'è? Sì. Quello di da Cristiano. Adesso lo vediamo. Sì. Si sentiva okay. Bene? Sì, sì, sì. Si sente bene? È che io sono... mi agito. Questa è un po' bassa perché è vecchia. È bellissima questa canzone. In realtà facciamo tante cose, ce lo dicono. Ma non abbiamo tempo di... Dopo c'è il progetto Orpo, il progetto Pollaio, cioè no, ma avete, dopo di noi. Quindi avete il progetto, portate sempre voi in giro. Allora, le gite che fate? Beh, anche potremmo anche dire questo. Allora, fino all'anno scorso aveva una collaborazione con la Dratus. Vabbè, di là della conoscenza avevo, perché anche lui è appassionato di cavalli, il presidente, quindi in qualche maniera ci conoscevamo. Praticamente l'avevo incontrato e ho detto, ma scusate, voi, loro fanno servizi per l'ASL, eccetera. Sì, per... perché so che c'è questa associazione di trasporto proprio. Mi pare 55 metri hanno loro, per tutto l'Alto Adige. E sostanzialmente ho detto, ma scusate, voi fate tutti questi servizi dal lunedì al venerdì, sabato alla domenica e magari nei periodi di festa, a Pasqua, così avete i mezzi fermi. Io ne avrei bisogno. E allora l'Archimede è diventata socia della Dratus,
Io volontario della Dratus, così potrei guidare. Così puoi guidare i pulmini, poi utilizzavo. E alla fine mi costava praticamente la metà di un noleggio, perché tra aziende del sì, perché poi sono macchine particolari, esatto, anche se sì, sono carrozzine. Esatto, soprattutto perché noi serviva con la pedana idraulica. E poi dopo abbiamo ordinato il nostro pulmino, il primo pulmino, quindi il contributo pubblico, un po' dei nostri che avevamo accumulato, perché comunque noi siamo partiti con un po' di capitale, perché con mia moglie abbiamo detto l'affitto della sede per i primi 2 anni lo riversiamo, non lo vogliamo. Così abbiamo creato insomma un po' di capitale. Bravi. Devo dire la verità, mi dà soddisfazione. Ma sono contento. Poi tanto mia moglie già inventato questa roba. No. Però, ci vuole sempre uno che parte, no? Che... La spinta è forte. Poi, quanti anni ha tua figlia? 34, compiti adesso il 5 marzo. E, diciamo che lei aveva fatto un percorso di. Ed ha avuto diciamo dei ritardi cognitivi, però voglio dire, lei ha fatto un po' di scuola abitativa di Bolzano qua. Lisa 30 secondi. Allora cosa diciamo adesso? Adesso parliamo dei soggiorni così. Ok. Sono le 4 e 5. Sì, vabbè. Sì, sì. Cioè, andiamo un brano in meno lì. È diciamo un progetto inclusivo, quindi i nostri utenti, i loro studenti, dove hanno prodotto i piatti con la tecnica di decoupage che loro non conoscevano, però al tempo stesso hanno fatto anche dei centri tavola da mettere sulle tavolate quando loro preparano rinfreschi eccetera, quindi non riguardava la cucina, però riguardava comunque l'ambito nel tema, ecco. Quindi il progetto si è concluso oggi ed è stata una bella esperienza. Bello. Soprattutto perché all'inizio erano 5-6 ragazzi del Ritz, poi sono diventati 7-8, cioè aumentavano ogni volta, quindi c'era anche un certo interesse. Quindi ci ha fatto piacere. C'era un bello scambio, insomma, una bella sinergia. Sì, come noi avevamo fatto, anche noi l'avevamo fatto preventivamente con le scuole, venivano i ragazzi e facevano le attività insieme a noi, insieme agli utenti, per vedere anche, per conoscere anche il mondo della psichiatria, perché anche il mondo della psichiatria è molto, c'è cioè molto stigma, molto, soprattutto anche tra i ragazzi, no? Quello, cioè parliamo di bullismo, ma e era stato un bellissimo progetto, avevano fatto tante cose insieme e era andata bene, quindi questo è bellissimo, sicuramente. Ma sono sempre da promuovere questo tipo di progetti, perché così nasce già la base, la conoscenza dell'altro. E quindi questo poi, durante la tua crescita, ti serve per aprire anche la mente. È che, come ce la vogliamo raccontare, la disabilità spaventa. Cioè, se la vivi di persona, magari spaventa comunque, però ce l'hai e devi, ci convivi. Conoscerla al di fuori e accettarla è difficile. Certo. È difficile. Ma diciamo che questi incontri servono anche, e io spero che si intensifichino anche, perché comunque è un'occasione per sensibilizzare magari chi non ha avuto la fortuna di non incorrere in una disabilità, ma soprattutto far conoscere diciamo le persone normodotate a questo mondo. E quello che io noto è che poi al finito un progetto queste persone ci dicono magari: ma io mi sono arricchito. L'abbraccio che ti dà queste persone è un abbraccio vero, e quindi hanno una percezione molto positiva. E dall'altro canto io dico, se si intensificano questi tipi di incontri, è importante per sensibilizzare proprio la gente, soprattutto i giovani che sono molto lontani da queste associazioni come la nostra, e vedo io la difficoltà che facciamo a trovare volontari. Sarebbe forse veramente andare nelle scuole, magari superiori, presentare e chiedere ai ragazzi, perché anche con la scuola stessa, no? E fargli fare magari dei piccoli progetti in modo da includere questi ragazzi e far vedere al ragazzo normodotato che anche il ragazzo disabile può far compagnia, può divertirsi, può stare con loro, perché poi mi diceva anche Sabine, ne abbiamo parlato, l'ha portato ovunque Matteo,
quindi è possibile, e addirittura andavano con i ragazzi non molto dotati, dovevano portarsi un disabile a un concerto, a teatro, e quello è bellissimo secondo me, no? Hanno stravolto la cosa, era il disabile che accompagnava il normo dotato, quindi questa è stata una cosa meravigliosa secondo me. Sì, secondo me bisogna, diciamo, rinforzare un pochettino il messaggio, e quindi questo è un po' un appello che io faccio ai professori, ai docenti, che dovrebbero un attimino sensibilizzare di più gli studenti e magari promuovere un pochettino un po' di più il tema della disabilità, perché sto vedendo che c'è sempre più difficoltà, questo argomento viene meno. Noi abbiamo cercato contatti con qualche scuola, e francamente non abbiamo raccolto un granché. Peccato. Ci sono delle, sì, poi magari durante l'anno fanno la giornata delle porte aperte, la giornata della disabilità, però c'è ancora da lavorare, diciamo. Sì, anche perché questi incontri in plenaria, francamente, non è che portano un granché, cioè essere sinceri, perché i risultati li vediamo. Secondo me sensibilizzare magari in classe, magari con dei temi specifici, con più attenzione, forse far conoscere anche gli studenti dei film su dei disabili, dei testi, cioè introdurla anche, cioè durante la materia italiana, che ne so, introdurre delle tematiche che aiutino l'empatia, la sensibilità anche verso i disabili, comunque. Certo, ma anche promuovere per esempio degli stage presso le associazioni, certo, in modo che gli studenti possano provare fisicamente cosa significa. Quindi anche solo portare a mangiare un gelato, cioè fare una passeggiata, capito? Esatto. E come abbiamo fatto noi alla fine, per tutte le scuole da noi, quindi se vogliono fare uno stage, devono fare anche la cosa scuola-lavoro. Certo. Perché no? Uno può anche dopo dire, va bene, vado a fare questo lavoro. Può essere, almeno no? Conosce, certo. Magari si appassiona, gli piace. Esatto. Chi lo sa, magari trova la strada sua. Sì, è proprio quello che io faccio, un appello a quello, più che, come dire... Però io vi consiglio di insistere e mandare questo tipo di progetti nelle scuole, perché qualcuno poi che è sensibile e che lo prende, secondo aderisce. Me lo trovate. Perché i giovani, secondo me, sono proprio da istruire, perché hanno talmente tanti altri pensieri e cose che... Cioè, hanno un po' i paraocchi, no? Certo. Fanno finta di che non esistano queste cose. Io, a me è bastato andare a una riunione di associazioni e ho scoperto un mondo che non sapevo neanche che esistesse. Quindi, no, è importante e hanno tempo per farlo, certo. Secondo me. E hanno tempo per conoscerlo e per imparare. Vuoi dirci qualcosa? Non so come ci possiamo mettere in contatto con voi, se hanno bisogno, dove siete, che giorni? Allora, sicuramente attraverso il sito, diciamo, le persone hanno modo di vedere quello che facciamo. Poi dal sito possono direttamente prendere contatto con noi, possono proporsi per le attività, possono proporsi, quindi partecipare insieme a noi alle attività. Come volontari possono partecipare anche ai soggiorni, perché comunque sempre un soggiorno è sempre qualcosa di piacevole. Per esempio adesso noi che andremo a Mantova non è che andiamo solo così per farci un giretto. A Mantova è prevista la gita in battello, nell'andata ci fermeremo al Parco Sicurtà, nel ritorno abbiamo il progetto del laboratorio del tortellino dove prepareranno il loro pranzo. Insomma, diciamo che sono giornate piene, varie attività. Io mi accorgo che quando arrivo la sera metto la testa sul cuscino, dormi, sei stanco con l'occhio aperto, che chiaramente noi che accompagniamo siamo, insomma, devi essere pronti a tutto, però sono esperienze che arricchiscono, perché io invito tutti a provare qualche esperienza, ecco, più o meno, che sia il soggiorno, che sia l'attività pomeridiana. Io direi veniteci a trovare, dai. Poi sicuramente uno si passa, anche perché abbiamo poi dei laboratori, ecco, l'orto, il pollaio. Ecco, infatti volevo dirti, progetto pollaio, mi piace troppo. Poi, un'altra cosa che volevo dirti,
Mi piace molto il tuo sguardo perché è pieno di entusiasmo, te l'ho già detto prima, e si vede proprio che ami fare quello che fai e ti dà gioia, e ti vedo contento, soddisfatto. Beh, diciamo che logico, quando fai un qualche cosa e poi vedi che questa cosa viene raccolta, viene apprezzata, è un po' l'energia che ti dà anche per promuovere sempre cose nuove. È come c'è una volontaria che ogni tanto mi guarda e dice vabbè fa, una ne pensi e cento ne fai, perché questo è un po' il mio. Allora, io nella vita non ho fatto il contadino, ho fatto qualche altra cosa, ecco. E quando abbiamo fondato l'associazione ho detto a mia moglie facciamo un pollaio. Tutti mi hanno guardato, ma detto, okay. Che what? Non so, probabilmente c'è qualcosa che. E no, ho detto, io adesso di là del pollaio, voglio fare qualche cosa di semplice che però possa essere allora, sicuramente la vicinanza dell'animale disabile aiuta, che sia la gallina, che sia un cane, che sia. E ho detto voglio fare cose semplici dove loro possano dare un contributo che comunque li gratifica. Insomma, c'è un pollaio che funziona benissimo. Sì, ma tu non hai fatto solo il pollaio, la gallina e le uova. No. Dalle uova siamo passati alla pasta. Sì. E c'è allora, spiegami diciamo, bene. Allora lì diciamo lì abbiamo fatto, beh, ridendo e scherzando dal pollaio, poi è stato il. Una fabbrica. Lì in realtà è un progetto di economia circolare, perché poi spieghiamo anche questi ragazzi. Pollaio, tutto lo sporco che viene raccolto finisce in un composter. Il composter sta lì a maturare e a fine stagione si svuota nell'orto, quindi diventa diciamo un concime organico naturale, concima l'orto e coltivano anche l'orto nel contempo, quindi è una sorta di economia circolare. E devo dire la verità. Il famoso cerchio della vita. Questo cerchio della vita ha vinto il primo premio del concorso. Ma dai. Che ha messo a disposizione la Cassa Raiffeisen. Aveva fatto un concorso, lo sta facendo credo in 2 anni. E quell'anno lì aveva proposto appunto un concorso dove i primi 3 progetti si dividevano 10.000 euro. Quindi noi abbiamo vinto col pollaio 5.000 euro. Quindi, altro che cosa fa il pollaio? Il pollaio del qua e dell'acqua. Quindi ecco, dall'idea così semplice, eccetera, come è nato poi appunto il tema dell'orto per l'economia circolare, come ci siamo inventati di passare un weekend in montagna dove si seminano le patate e poi si raccolgono. Ecco, quindi questo è un po'. E devo dire la verità, questi ragazzi, è bello vedere come collaborano e soprattutto fare delle cose a misura loro. Eh sì, bisogna trovare la giusta misura. Io vorrei vedermi te e i ragazzi nel pollaio con dietro le galline. Non so. Vai a trovarli una volta. Vai a trovarli al San Giacomo. Trovarci, tanto non io vorrei andarli a trovare anche dei cavalli. I cavalli non posso. So dove lo fanno il progetto. E se vengo volontario? Il progetto dei cavalli lo facciamo in un maso a Laives, Unterauf, che è praticamente un maso vicino alla stazione del treno di Laives. Dove c'è la gelateria. Esattamente. Okay. Infatti. Così, così dopo si va a mangiare il gelato. Esattamente. Arrivo, scendo in stazione, vado al cavallo, mangio il gelato, torno a Bolzatta. Lì appunto abbiamo il cavallo, l'azienda agricola dove hanno anche loro stessi i loro cavalli. E vabbè, io in realtà faccio l'accompagnatore, ecco. Però c'è la signora che ha la patente per poter fare. Anche tu il cavallo. Vai anche tu a cavallo. Vado anch'io, sì. Bisogna approfittare, no? No, bello. Sono salito per caso. Mia figlia faceva un po' di anni fa, aveva iniziato a farli quasi 20 anni fa. Ha iniziato a fare l'ipoterapia e un giorno l'istruttrice mi fa perché non sale anche lei? Io. E sono salito. E ho parlato ancora un paio di volte e ho detto no. Qui dobbiamo prenderci il cavallo. e da lì è nata questa passione e tuttora ce l'abbiamo ancora. Dai, veramente. Ok.
Bravi. No, bravi, grazie mille. Allora ricordiamo ancora che potete trovare facilmente su internet digitando Associazione Archimede Lives, vi si apre un mondo, ci sono descritti tutti i progetti, vedere, andate a vedere, e se avete tempo, voglia di conoscerli, hanno bisogno di volontari, di aiuto, e quindi noi vi sosteniamo. Grazie mille. E quindi grazie di tutto quello che fate, perché veramente è importante. Grazie a voi. Bene, mettiamo un pezzo. Che pezzo? Un pezzo speranzoso. What Happens Tomorrow dei Duran Duran.